Buongiorno, ringrazio intanto la Valletta della presentazione, ringrazio naturalmente dell'invito, mi scuso di essere un po' inflazionato, è già credo la terza volta che sono qua, giuro che la prossima non sarò io a parlare, ho già messo le mani avanti, non è pensabile. Allora, io a dispetto di quello che ha detto il collega Pupin, non mi occuperò principalmente di misure. Di misurazione. È chiaro che il tema è sul banco degli accusati perché come vedremo la meccanica quantistica ha profondamente mutato anche questi parametri, però il mio problema, siccome io sono qui decisamente fuori luogo, essendo un filosofo qui nella fossa dei leoni, mi occuperò principalmente del problema della causalità e della realtà, o meglio delle discussioni che ci sono state attorno a questi temi all'indomani soprattutto delle pubblicazioni da parte di Heisenberg nel 1927 delle relazioni di indeterminazione. Chiedo scusa, così va meglio? Bene, cercherò di tenere il gelato vicino alla bocca. Vi chiederei di fare così un viaggio con la macchina del tempo, tornare indietro di 90 anni esatti e trovarci nel 1927, perché è un anno particolarmente importante per la storia della fisica e in particolare per la storia della meccanica quantistica. Intendiamoci, la meccanica quantistica non nasce da nulla come i funghi, c'è stata tutta una preparazione, pensiamo ai quanti d'azione di Planck, il problema del corpo nero, ai fenomeni fotoelettrici studiati da Einstein, quindi la teoria dei fotoni, tutte queste cose. Però a me interessa proprio quest'anno cruciale, un anno cruciale per molti aspetti, per molti versi, che diede la stura ad una quantità impressionante di discussioni, non solo strettamente tecniche, fisiche, come ovvio, ma anche proprio di epistemologia, se la cosa, il termine non vi disturba eccessivamente, cioè discussioni su alcuni aspetti fondamentali della ricerca scientifica che coinvolse letteralmente tutti gli scienziati, tutti, nessuno esclusi, grandi scienziati, vi farò qualche esempio, e buona parte dei filosofi, alcuni dei quali diedero dei contributi veramente estremamente interessanti e rilevanti, e quindi direi di cominciare. Allora, intanto nel 1927 Heisenberg appunto pubblica le sue relazioni di indeterminazione che ponevano, mettevano sul piatto una questione rilevante e rivoluzionaria. Il rapporto tra posizione e quantità di moto di una particella subatomica erano stabilite da un'equazione che la famosa delta x per delta p di x maggiore o uguale ad h su 4 pi greco, h naturalmente è la costante di Planck, che diceva sostanzialmente che quanto più preciso io sono nella determinazione della posizione di una particella, tanto più sono impreciso nella determinazione appunto della quantità di moto, dell'impulso della stessa particella e viceversa. Pensavo fosse un... qualcuno mi volesse già cacciare, ma magari un po' presto, forse lasciamo passare 5 minuti. Sì. Questo naturalmente poneva problemi notevolissimi anche al concetto di misurazione, da un lato, e al concetto di stato, che è strettamente legato peraltro a quello di misurazione, dall'altro, e poi rompeva con una tradizione millenaria. L'idea cioè che si potesse, in uno stato isolato, conoscendo le condizioni iniziali, che si potesse prevedere con assoluta precisione, o se preferite con una densità di probabilità tendente a 1, il comportamento dell'evento che stavamo studiando. Qui le cose si complicano, perché noi in realtà ci troviamo in una situazione per cui è chiaro che una particella, usiamo questo termine generico tanto per orientarci, una particella ha uno stato, definito per esempio come una posizione nello spazio di Hilbert, però questo stato è legato soltanto alla misurazione di queste osservabili, di questi oggetti del mondo microscopico,
sono semplicemente probabilistici, cioè stocastici. Noi possiamo, c'è una rosa di probabilità in base alla quale noi possiamo definire la misura, per esempio, di un oggetto microfisico. E questo stato provvisorio, chiamiamolo così, è soltanto appunto probabilistico e non ha mai un valore oggettivo, soltanto nel momento in cui misuro effettivamente io ottengo un valore oggettivo. C'è poi tutta la complicazione della diversità tra stati e autostati, sui quali però io non intendo assolutamente soffermarmi, perché c'è gente molto molto più competente di me qua che potrebbe seriamente discutere queste cose. Dico subito una cosa, è vero che le nostre misurazioni sono sempre incerte, però è anche vero, prima di tutto, che non possiamo farne a meno, come ha detto il collega Pupin, ma le consideriamo incerte in base, come dire, ad un criterio assoluto. In realtà, a livello approssimativo, sono comunque spesso misurazioni estremamente precise. Questo vale naturalmente anche per la meccanica quantistica. Si tratta comunque di misurazioni estremamente precise, anche se si basano sul calcolo della probabilità e non, come per la fisica classica, su una forma più diretta di determinazione delle misure. Allora, perché sono qua, voi direte? Sì, perché il tema del nostro incontro è l'incertezza, non necessariamente l'incertezza nelle misurazioni. L'incertezza di cui io voglio parlare invece è un'altra, è l'incertezza della nostra conoscenza della natura in generale. Questo è quello che alcuni dei protagonisti di questa stagione pongono, e l'incertezza sul concetto stesso di realtà. Se tutto, questo è un po' detta brutalmente, ma poi lo diremo un po' meglio, se tutto si risolve semplicemente in un calcolo statistico, se le leggi di natura, attenzione, le leggi di natura sono puramente stocastiche, se la natura se la natura ci si presenta come qualcosa di conoscibile soltanto a livello stocastico, dove va a finire la nostra certezza? Non galleggia tutto in una forma di incertezza? Io partirei prendendo lo spunto da quel che dice Einstein, se lo trovo senza diventare matto. Ecco, sì, in una lettera a Michele Basso del 5 gennaio 1929, quindi un po' dopo. Basso è un suo amico svizzero, col quale rimase in contatto epistolare per tutta la vita. E, come vedremo tra breve, Einstein fu un avversario irriducibile delle interpretazioni di Copenaghen, la cosiddetta interpretazione di Copenaghen della meccanica quantistica, cioè quell'interpretazione che punta sull'interpretazione puramente stocastica delle leggi di natura. Per tutta la vita tentò in vari modi di contrapporsi. Nel 29 scrive: perché non si può giocare a mosca cieca con la realtà. Prima affermazione. Seconda affermazione. Alla base del mio ragionamento c'è una fiducia nella causalità assoluta. C'è poi la famosa lettera all'amico Born, nel quale dice che il vecchio, con la V maiuscola, naturalmente è Dio, non è pensabile che il vecchio giochi a dadi col mondo. Questa è un po', come dire, queste posizioni di Einstein, queste espressioni, perché poi dobbiamo vedere più nel dettaglio che cosa succede, danno un po' il quadro della discussione dell'epoca. È accettabile una fisica, una scienza che si accontenti, questa è proprio l'espressione che userà Einstein altrove, che si accontenti di leggi puramente probabilistiche? Questo non comporta una totale perdita della certezza? Bene, torniamo da capo e vi dico cosa succede nel 27, oltre naturalmente alle relazioni di determinazione di Heisenberg. Sempre nel 27, a Como, in occasione di un incontro per il primo centenario della morte di Alessandro Volta, Bohr propone per la prima volta la sua teoria della complementarità. Sempre nel 27, in realtà era già stato preparato anche prima, ma sempre nel 27 si ha, come dire, l'argomento definitivo, l'esperimento definitivo della doppia fenditura,
in cui si nota una cosa apparentemente sorprendente, cioè su una lastra si creano dei punti, quindi delle figure discontinue, però con un andamento ondulatorio, quindi ci sono delle frange di rifrazione, quindi è evidente che questo va interpretato in senso ondulatorio, e si ha questa sorta di doppia natura ondulatoria corpuscolare dei fenomeni subatomici. Anche qui ci fu molta discussione. Heisenberg, per esempio, in un primo tempo si oppose fieramente all'idea che si dovesse tentare di dare una descrizione di questi fenomeni, e soprattutto che si potesse parlare di natura ondulatoria, di natura corpuscolare, però insomma si impone sostanzialmente questa idea. Sempre nel 27 c'è il quinto convegno Solvay, che vede una proposta molto interessante, che però già lì venne ben presto messa da parte, proposta da un grande fisico francese, Louis de Broglie. Si pronuncia così, ho scoperto, andando a Broglie, il paese natale dei conti de Broglie. De Broglie nel 27, anch'egli piuttosto turbato dall'idea che si potesse, turbato dalle relazioni di determinazione di Heisenberg, che quindi si dovesse accettare una prospettiva puramente stocastica delle leggi fisiche, propone una sua tesi molto originale, quella delle variabili nascoste, e cioè l'idea che la funzione d'onda proposta da Schrödinger, il famoso psi, sia da intendere soltanto come uno strumento matematico, e quindi non abbia nessuna validità fisica, ma si dovesse invece ipotizzare una seconda, un'altra onda, delle altre onde, insomma, di natura diversa, che lui nel 27 chiamerà U, che consentirebbero di ritornare ad una concezione ondulatoria di tipo classico, e quindi di salvare la fisica classica, salvare la causalità, salvare una concezione della realtà solida che non annegasse nella nuova concezione puramente stocastica. Già lì, ahimè, De Broglie ricevette delle critiche molto pesanti alla sua proposta, che sembravano definitive. Infatti De Broglie abbandonerà, sia pure a denti stretti, la sua proposta nel corso degli anni, per finire almeno negli anni 30 con l'aderire alla teoria, alla cosiddetta interpretazione di Copenaghen. Scanso poi negli anni 50, grazie agli studi di un suo allievo Vigier e poi alla collaborazione di Vigier con Bohm, a tornare a posizione, a recuperare queste sue ipotesi iniziale. Come dire, il cappellino finale, per quel che si può dire finale naturalmente nella ricerca scientifica, sarà nel 1961, credo, quando Bell pubblica il suo famoso teorema, che sostanzialmente dimostra due cose. Intanto che il veto, o meglio il teorema di John von Neumann, che sembrava dimostrare l'impossibilità dell'assunzione di variabili nascoste, era circolare, quindi non dimostrava nulla da questo punto di vista, e dall'altro era possibile, era ammissibile quindi l'idea di variabili nascoste, però con un però molto grosso, con la perdita della località, che era invece un criterio fondamentale della proposta di Einstein, per esempio, nel famoso esperimento noto come EPR. Ma torniamo indietro, vediamo, questo è un po' il nostro carniere, le cose che ci sono sul tappeto nel 1927. Come vedete, il tema non è, cioè come vedrete tra un attimo, il tema non è tanto la misurazione. Sì, d'accordo, siamo a livello statistico, ma nessuno si mette in discussione che la misurazione sia rigorosa, qualche filosofo matto c'è, intendiamoci.
però quelli non li prendiamo neanche in considerazione. Qualcuno sì che dice, ma questo evidenzia che hanno ragione i sostenitori del Tao, che tutto è nuvola, tutto è vuoto, nulla è stabile, non diciamo stupidaggini. In realtà il problema della misurazione non viene minimamente preso in considerazione. Vengono invece presi saldamente in considerazione appunto i temi della liceità di ridurre le leggi fisiche, quindi di fatto le leggi della natura, a puro calcolo probabilistico, e quindi a cancellare l'idea di realtà che fino ad allora era, almeno sembrava di cancellare l'idea di realtà che fino ad allora era rimasta, era sostanzialmente accettata da tutti, anche perché, come dice Poincaré da qualche parte, in un angolino del cervello dei fisici questo realismo di fondo resta vivo, anche se la nuova fisica sembra metterlo a carte 48. Quindi c'era insomma questa resistenza. Per comodità, io proprio in modo molto schematico, veramente molto schematico, distinguerò due campi l'un contro l'altro armato, due campi avversi, le posizioni cioè più radicali, e poi cercherò di dar conto anche del terzo incomodo, cioè di una corrente interna a questo movimento, a queste posizioni teoriche, che è un po' meno radicale. Questo, prima di tutto, accennando le posizioni dei fisici, e poi soltanto in coda, facendo qualche cenno alla posizione di tre filosofi, però tre filosofi un po' fatti a modo loro, e cioè in particolare Hans Reichenbach, laureato in ingegneria e in filosofia, alla Grete Hermann, che nessuno si ricorda più, ma fu una figura estremamente interessante di pensatrice, laureata in matematica a Göttingen con Emmy Noether, con la grandissima Emmy Noether, e in filosofia con Nelson, e infine Cassirer, che è uno dei filosofi più rilevanti, secondo me, a livello epistemologico, e dando però soltanto qualche rapidissimo cenno, qualche coordinata, se poi qualcuno fosse interessato può andare a vedere le cose più direttamente. Allora, vediamo un po' intanto quali sono le posizioni più radicali. Intanto, una cosa che va ricordata assolutamente. L'indagine probabilistica sulla natura non è certo una novità del XX secolo. Già nel XIX secolo contributi al calcolo probabilistico in ambito fisico erano stati rilevanti, basti pensare, non so, allo stesso Laplace, a Maxwell e poi soprattutto a Boltzmann. Boltzmann è considerato il padre della fisica statistica, i suoi studi sulla cinetica dei gas sono fondamentali, anche se all'epoca venne fortemente contrastato, all'epoca c'era, oggi sembra un po' strano dirsi, ma all'epoca ci fu una violentissima battaglia culturale tra i fisici, tra chi sosteneva l'atomismo, come Boltzmann, e gli energetisti, che invece erano nettamente contrari all'idea che si potesse assumere un concetto come quello di atomo. Attenzione, a noi sembra una posizione assolutamente di retroguardia quella di questi energetisti, ma non lo era del tutto, perché dal punto di vista metodologico all'epoca assumere l'esistenza degli atomi era piuttosto problematico, molto problematico, anche perché l'atomo veniva ancora, non del tutto, ma insomma un po' inteso come dice la parola atomo, qualcosa che non può essere ulteriormente diviso, e invece si può dividere come, con effetti a volte come dire, inattesi, abbastanza scoppiettanti. Il problema quindi è, certo che c'era il calcolo statistico, ci mancherebbe altro. Il guaio è, come dice chiaramente Laplace, lo scrive in modo esplicito, il guaio è che il ricorso al calcolo statistico, alla probabilità, è una chiara dichiarazione, una evidente dichiarazione di ignoranza.
quando non siamo in grado, così scrive esplicitamente Laplace, quando non siamo in grado di dare una spiegazione rigorosamente deterministica dei fenomeni fisici, quindi quando non siamo in grado di pervenire ad una densità di probabilità tendente a 1, praticamente la certezza, beh, a questo punto dobbiamo ricorrere alla statistica. Però Laplace dice, se noi avessimo la possibilità di conoscere tutte le condizioni iniziali che ci sono presenti nel mondo, saremmo come Dio, e quindi potremmo prevedere esattamente tutto quello che avverrà nel futuro, nel futuro più lontano possibile. Addirittura Laplace dice che la nostra conoscenza è per qualità uguale alla conoscenza di Dio. Quindi quando noi raggiungiamo una certezza, questa certezza sarebbe la stessa che potrebbe formulare Dio se si occupasse, insomma, di queste cose. Certo, il grado è infinitamente più piccolo, cioè la nostra conoscenza è di grado infinitamente più piccolo di quella di Dio, quindi noi conosciamo una briciola della realtà, ma quella briciola la conosciamo con assoluta certezza. Questa era in fondo la concezione diffusa nell'Ottocento, nel XIX secolo. Vale anche per Boltzmann. Semplicemente i fenomeni della cinetica del gas sono talmente complessi, le molecole di gas sono talmente numerose che è impossibile controllarle tutte, quindi siamo costretti a ricorrere alla probabilità. Alcuni fisici di primo ordine resteranno sostanzialmente legati a questa concezione, a partire da Planck. Planck, che pure diede, appunto con la sua teoria dei quanti d'azione, diede il via, possiamo dire così, alla nuova fisica, quindi a questa visione discreta e non continua della luce, dell'energia, dei fenomeni microfisici, si oppose sempre in modo totale alla spiegazione puramente statistica. Se trovo una qualche citazione da Planck ve la dico, perché sono molto interessanti. Eccolo qua, per esempio: ogni statistica può dire la prima parola, ma mai l'ultima. Cioè, appunto, noi possiamo servirci della statistica se ci serve, perché non possiamo fare diversamente, ma in realtà è solo il punto di partenza. Il punto d'arrivo dovrebbe essere, almeno idealmente, naturalmente, dovrebbe essere una spiegazione puramente deterministica. E altrove dice, a proposito del fatto che la maggior parte dei fisici all'epoca accettarono l'interpretazione di Copenaghen, dice: un grado di rassegnazione così sorprendente nell'accettazione della teoria puramente probabilistica, che c'è da domandarsi come mai l'indeterminismo abbia attualmente tanti partigiani tra i fisici. Quindi, insomma, Planck si oppone nettamente. Non dimentichiamoci peraltro che Planck per tutta la vita interpretò i suoi quanti d'azione semplicemente come uno strumento matematico, non riconobbe mai il valore fisico a queste sue teorie. Oggi siamo convinti, in genere un po' per la vulgata, che invece da lì parte tutto. Sì, da lì parte tutto, ma per dire così, malgré Planck, nonostante Planck. Una posizione analoga, del tutto analoga, si trova per esempio in Einstein. Vi abbiamo già accennato. Einstein si opporrà sempre e cercherà, con il suo famoso esperimento dell'EPR, di dimostrare che l'interpretazione di Copenaghen è incompleta. Questo non vuol dire naturalmente che Einstein rigettasse la meccanica quantistica così come si era sviluppato a partire dal 27, che aveva sostanzialmente sostituito la vecchia interpretazione quantica di Bohr. Quindi va benissimo, ci mancherebbe altro, una grande conquista della scienza contemporanea, però non può essere completa. Non può essere completa perché non è accettabile. Vedete che c'è anche un po' una circolarità nella posizione, se volete metterla così, ideologica o epistemologica, nella posizione di Einstein. Non può essere completa perché si basa soltanto sul calcolo statistico.
Allora, ci sono due le obiezioni che in questo famoso esperimento mentale condotto da Einstein, Podolsky, Rosen, Einstein adduce come prova, o tenta di addurre come prova dell'incompletezza di questa teoria. Incompletezza vuol dire ovviamente che prima o poi ci sarà una teoria più completa che elimina l'aspetto probabilistico, restaura la concezione deterministica e realistica della natura, perché anche qui io sono un po' incerto. C'è una lettera di Pauli, una bella lettera di Pauli a Born, nel quale Pauli dice a Born: in realtà Einstein non è un determinista, è un realista. È una distinzione sottile in realtà, perché si può essere deterministi anche senza essere realisti. Invece Einstein resta saldamente realista. La realtà è quella roba lì. Noi dobbiamo ovviamente tentare di approssimarci alla realtà, altrettanto ovviamente l'approssimazione è asintotica, tuttavia gli strumenti che dobbiamo utilizzare per raggiungere questa realtà sono appunto strumenti deterministici. Sono due appunto i criteri: sono la correttezza della struttura della nuova fisica e la sua completezza. Un'altra brevissima citazione, non vi turberò eccessivamente con le citazioni, però è interessante dare la parola direttamente a questi grandi protagonisti, perché vedete, un conto è se si legge la storia. Vediamoci, chi fa ingegneria o chi fa fisica può anche farsene un baffo della storia, ci mancherebbe, cioè, della storia della scienza. Trova raccolti nei manuali di fisica, perché i risultati, il distillato, e va bene così, ci mancherebbe. Se ogni volta si dovesse tornare da capo e ricominciare tutto, non si finirebbe mai, quindi così va fatto. Ed è chiaro che mentre si studiano questi manuali, l'aspetto storico non è rilevante. Io credo, tuttavia, non so se è una deviazione professionale, può darsi, io credo però che una certa consapevolezza storica della problematicità dei problemi che hanno incontrato, affrontato questi grandi protagonisti e il modo che hanno cercato di risolvere possa essere interessante per capire anche meglio eventualmente in che direzione muoversi, oppure per recuperare dei rami, quelli che sono apparsi nella storia dei rami secchi e che invece potrebbero rivelarsi interessanti intuizioni per ulteriori sviluppi. Quindi, detto questo, che è prolomo mea, naturalmente chiudo. E vi leggo invece una breve citazione tratta proprio dal saggio sulle PR, dall'esperimento PR di Einstein, Podolsky, Rosen, in cui si dice: se si è in grado di prevedere con certezza, cioè con probabilità uguale a 1, il valore di una grandezza fisica senza perturbare in alcun modo un sistema, allora esiste un elemento di realtà fisica corrispondente a questa grandezza fisica. Questo è quello che richiede Einstein. Einstein richiede che ci sia una certezza, quindi non la probabilità uguale a 1, e che, cosa ancora più importante, è che l'elemento di perturbazione dell'osservatore, che naturalmente può essere banalmente una macchina, deve essere zero, cioè deve essere trascurabile, come avviene nella fisica classica. Nella fisica classica, anche in quel caso, naturalmente l'osservatore perturba l'esperimento che viene fatto, l'evento che viene studiato, però è una perturbazione trascurabile. In fondo, se ci pensiamo, la fisica classica, secondo appunto la definizione di Laplace, dice se fossi una volta che io conosco le condizioni iniziali, posso prevedere il futuro, e queste condizioni, con assoluta precisione, e queste condizioni sono ripetibili. Ma è vero che sono ripetibili? A rigore di termini, no. Non è mai veramente possibile ripetere esattamente le condizioni, quantomeno c'è stato uno slittamento temporale e qualche altro slittamento probabilmente,
Sono però tutti elementi che nella fisica classica noi possiamo tranquillamente trascurare, li riteniamo trascurabili, però anche lì è chiaro che un ingegnere giustamente si fa un baffo di cosa vuol dire trascurare, però se uno ci riflette, per trascurare qualcosa ci vuole un criterio che stabilisca che cosa va trascurato, che cosa no. E questo criterio è spesso esterno alla teoria che io sto utilizzando, sono criteri che vengono da un altro ambito. Devo insomma fare delle scelte precise che vanno benissimo, però forse non sarebbe male interrogarsi anche su questo. Comunque sì, insomma, nella fisica classica noi consideriamo trascurabili tutti questi elementi perché sono talmente irrilevanti dal punto di vista dello studio della fisica, talmente irrilevanti che noi li possiamo mettere da parte. Questo non può avvenire in meccanica quantistica perché in questo caso la perturbazione che l'osservatore ha nei confronti delle osservabili è pesantissima. C'è un altro elemento importantissimo che entra nella discussione, anche vi partecipa attivamente anche Bohr, sto mettendo un po' la carne al fuoco, poi vediamo se riesco a tirare le fila, ed è, oltre al problema della misurazione, della statistica, della perturbazione, perché non solo ipotizziamo che la perturbazione sia molto rilevante, ma non sappiamo nemmeno dire quanto, a dire la verità. Non sappiamo dire quanto l'osservatore perturba i fenomeni che stiamo studiando. Ma ancora più grave per alcuni di questi che partecipano a questa discussione, è che noi in realtà dobbiamo interpretare i fenomeni subatomici con strumenti, quindi fenomeni che rispondono alle leggi della meccanica quantistica, con strumenti che invece sostanzialmente sono costruiti, tarati, pensati secondo le leggi della fisica classica. Per esempio nell'esperimento della doppia fenditura, e noi vediamo su uno schermo che risponde alle leggi della fisica classica, delle figure, delle immagini che rispondono alla fisica classica e le interpretiamo come fenomeni della fisica quantistica. È la prima volta, a quanto mi risulta, che ci troviamo in presenza di una teoria che viene interpretata con elementi esterni, totalmente esterni alla teoria stessa. Questo susciterà molta discussione. Allora, terzo, abbiamo detto Planck nettamente a favore di un realismo forte e di una concezione della causalità tradizionale, Einstein più o meno la stessa cosa, Schrödinger è un bellissimo esempio di scienziato pentito, perché Schrödinger, al quale dobbiamo ovviamente, tra le altre molte cose, i teoremi della funzione d'onda, i concetti di funzione d'onda, il famoso psi, Schrödinger inizialmente aderisce senza particolari riserve alla teoria, alla cosiddetta interpretazione di Copenaghen, quindi alla interpretazione puramente statistica, stocastica. Però poi cambia completamente posizione e, come dire, potremmo dire che appartiene al gruppo di mezzo, a quelli moderati, abbastanza moderati, ma comunque piuttosto contrari alla interpretazione di Copenaghen. Vabbè, non sto a riportare le citazioni perché allungherei inutilmente la minestra, però Schrödinger interpreta a un certo momento la sua funzione d'onda, la psi, come un fatto fisico, propone di interpretare una posizione, insomma, assume una posizione che è simile per certi aspetti a quella di De Broglie, cioè esistono delle funzioni nascoste che seguono rigorosamente le leggi della fisica ondulatoria e quindi possono essere ricondotte totalmente alla fisica classica. Anche perché, come penso si sappia anche solo così, ovviamente non mi sto rivolgendo ora ai colleghi di fisici o ingegneri, ma magari agli studenti, si sa che questa doppia natura, diciamo così, questa doppia natura ondulatoria e corpuscolare, per esempio della luce, ma in generale dei fenomeni quantistici, pone dei problemi, perché ancora una volta
a seconda di come li studio, debbo tarare gli strumenti che uso o per l'interpretazione ondulatoria, o per l'interpretazione che è sostanzialmente continua, o per l'interpretazione corpuscolare che è discreta. Quindi anche qui ci sono dei problemi. Poi la meccanica quantistica è davvero piena di paradossi che non solleverò perché non è il caso. Allora, una cosa sola cito da Schrödinger, perché questa è molto carina, mi pare. Quanto ai salti quantici, Schrödinger arriverà a definirli come l'equivalente moderno degli epicicli del sistema tolemaico. Chiunque abbia appena una conoscenza superficiale dell'astronomia tolemaica sa che i tolemaici, nel tentativo disperato di far tornare i conti, perché ovviamente le orbite circolari non consentivano di fare un calcolo preciso del moto orbitale dei pianeti, avevano introdotto delle figure stranissime come gli epicicli, i movimenti nodali, tutte insomma queste strane figure. Non è che fossero stupidi, sapevano benissimo che i pianeti non facevano quei rigori nel cielo, però così i conti tornavano. Ma si trattava chiaramente di ipotesi ad hoc, di puri artifici estrinseci. E Schrödinger dice, si tratta dunque di nulla di più degli epicicli del sistema tolemaico, costruzioni ingegnose della mente umana che hanno dato una descrizione accuratissima dei fatti osservati e che pure hanno perduto ogni interesse fuorché per gli storici. Questo lo dice, vediamo se, nel 1952, questa è la posizione di Schrödinger. Quindi, a suo parere, solo gli storici saranno prima o poi, con un gusto, come dire, puramente archeologico, saranno interessati a questa interpretazione puramente stocastica della meccanica quantistica. Tutti questi pensatori, in un modo o nell'altro, aderiscono nettamente ad una concezione realistica e ad una concezione della causalità classica e cercano, in un modo o nell'altro, di risolverla in questo senso. C'è poi la schiera dei più rabbiosi. Quelli più rabbiosi sono spesso esponenti fisici e filosofi. Non dimentichiamoci che tutto questo avviene prevalentemente in Germania e in Austria, prevalentemente, naturalmente De Broglie è evidente che non è di questa schiera. E in Germania non ci si laureava e non ci si laurea in una sola materia, ci si laurea in almeno due: un Hauptfach, una materia principale, e un Nebenfach, una materia secondaria. Tutti questi fisici e tutti i filosofi che nominerò dopo hanno una doppia laurea, e spesso, in questo caso, una doppia laurea o in una materia scientifica e in quella che noi oggi siamo soliti chiamare materie umanistiche. In Italia cosa si fa? In Italia non si partecipa un granché a questo dibattito, per molti motivi, credo. Per esempio, Fermi sul problema della causalità meccanica quantistica, a quanto ne so, scrive soltanto un breve articolo di una ventina di righe, poco di più, e molto tecnico. Tra i fisici più interessati agli aspetti, come dire, epistemologici, teorici, metodologici, in Italia bisogna ricordare soltanto adesso sicuramente Enriquez, che è nettamente contrario all'interpretazione statistica, e anche, mi pare, se non ricordo male, non lo voglio cercarlo, Castelbuono. Entrambi prendono posizione contro la interpretazione di Copenaghen. Sono invece nettamente a favore, va da sé, all'interpretazione di Copenaghen, ovviamente Bohr, che riuscirà a dimostrare, a mettere, come dire, Einstein con le spalle al muro, dimostrandogli che il suo esperimento EPR non regge, e quindi il povero Einstein era disperato. Addirittura credo il giorno dopo, o di notte, Bohr si mette lì e riesce a dimostrare, proprio durante il convegno Solvay, che l'EPR, siamo però, non siamo più nel 27 naturalmente, l'esperimento EPR non funzionava. Bohr, Einstein, Heisenberg e Born, l'amico, in realtà è stato maestro in parte almeno di Heisenberg e poi si trasferì
in Gran Bretagna. L'altro fronte, quelli ancora più radicali, è costituito da alcuni personaggi come Weismann, Philipp Frank, che sono in realtà filosofi scienziati, che tagliano la testa al toro. Addirittura Weismann, da qualche parte, non mi ricordo dove, non so se troverò la citazione, può darsi di sì, può darsi di no, comunque dice che il 27, sì, dovrebbe essere qua, il 27 segna nel 27 suona la campana a morte del principio di causalità. La nuova fisica dimostrerebbe, secondo questi giovani piuttosto iconoclasti, allora giovani naturalmente, che la meccanica quantistica non solo ha il pieno diritto di essere stocastica, che le leggi di natura, l'aspetto probabilistico non è una dichiarazione di ignoranza, tutt'altro, è una perfetta conoscenza della natura. La natura è sì scritta in caratteri matematici, come aveva detto Galilei, ma è scritta secondo i criteri del calcolo probabilistico. Ma addirittura che questo vuol dire che non esiste causalità. Sono in parecchi a dire che la causalità è morta, con questo la causalità è morta. La discussione naturalmente a questo punto verrà soprattutto presa in mano dai filosofi, che cercheranno di rispondere a questa questione. Una obiezione abbastanza evidente è questa: è possibile fare scienza senza un qualche criterio di causalità? Certo, viene messa radicalmente in discussione la teoria diffusissima ancora in pieno Ottocento della a priorità della causalità e soprattutto di una causalità intesa come successione necessaria nel tempo. È evidente che se la causalità, se per causalità si deve intendere successione necessaria nel tempo, la causalità è finita. Ma che sia possibile immaginare che un evento nasca dal nulla, sia causa sui, sembra ritornare ad una posizione magica, insomma, è impensabile. Una qualche forma di causalità la si deve ipotizzare. Si tratterà di vedere di che cosa si tratta. Ma a questo dibattito parteciparono anche molti altri, non so, il grande matematico Weil prese posizione, in una posizione abbastanza, come dire, moderata, di accettazione, ma con molte riserve. Anche un fisico americano come Margneau, visto che è di origine tedesca, Margneau prenderà posizione a favore di un'interpretazione stocastica moderata. Insomma, vabbè, tutto qua. E i filosofi nel frattempo cosa fanno? Dormono? Sì, la maggior parte dorme. La maggior parte dorme sonni tranquilli e nemmeno si accorge di quello che sta avvenendo. Alcuni dicono stupidaggini che non stanno né in cielo né in terra, e questi sono francamente i peggiori, sarebbe meglio dormire che comunque non si disturba. Altri invece partecipano, direi, con competenza, che è la condizione minima, e poi avanzando tesi molto interessanti. Come al solito non sono molto d'accordo tra di loro, però intendiamoci, sì, non sono molto d'accordo tra di loro, però da come avete visto nemmeno i fisici sono proprio tanto d'accordo tra di loro su queste questioni. Io ricorderò soltanto i tre personaggi che vi ho nominato prima, che assumono posizioni particolari. Mi piace ricordare soprattutto Grete Hermann, intanto perché è una donna protagonista di questa vicenda ed è forse, insieme a Amy Noether naturalmente, la grandissima Amy Noether, che però se ne sta lì appartata nell'Università di Gottinga, naturalmente senza mai poter diventare professore ordinario, essendo donna era impensabile. Poi Hilbert aveva qualche dubbio che fosse donna. C'è un aneddoto simpaticissimo, no, orribile a dire la verità, però insomma, Hilbert era un po' misogino, dovete sapere, era convinto che le donne fossero, come dire, degli esserini, degli animaletti non particolarmente dotati, e un collega di cui non ricordo il nome gli disse sì, ma e questa, non mi ricordo il nome nemmeno di questa seconda matematica, e poi la Noether, mettiamo che la prima si chiamasse Schmidt, non è Schmidt, e Hilbert, impassibile, disse:
La Schmidt non è una grande matematica e la Noether non è una donna. E invece sì, la Noether era una donna naturalmente, e soprattutto la Grete Hermann era una donna, come vi ho detto, laureata in matematica oltre che in filosofia. Per capire cosa stava succedendo nel campo della nuova fisica, si recò nel 34, mi sembra di ricordare, a Leipzig, a Lizia, dove c'era il seminario tenuto da Heisenberg, dove c'era il giovanissimo Weizsäcker, che mi pare all'epoca avesse 18 anni, 19 anni, una cosa così, e per vedere, come dire, mettere le mani nella faccenda e cercare di capire cosa stava succedendo. Credo sia il primo, questo della Hermann, se non ricordo male, dal punto di vista cronologico, il primo intervento rilevante in campo non strettamente scientifico sulla nuova fisica. E si tratta di un articolo scritto in tedesco, ne uscì poi un secondo più breve in inglese, questo è stato anche tradotto recentemente in italiano. E la Hermann tenta di, come dire, appoggia, sia pure con molta cautela, la teoria di De Broglie, cioè l'idea che sia possibile, che magari in futuro sarà possibile trovare delle variabili nascoste e quindi dare un'interpretazione deterministica dei fenomeni fisici. Addirittura cerca di salvare la concezione aprioristica della causalità nella tradizione criticista, nella tradizione kantiana, naturalmente riformulandola profondamente. Del resto lo stesso Schlick, un altro filosofo scienziato, Schlick si era laureato in fisica con Planck e poi in filosofia non mi ricordo con chi, ed è diventato il caposcuola del cosiddetto circolo di Vienna del neoempirismo logico. E anche Schlick da questo punto di vista riteneva che fosse in qualche modo necessario accettare l'idea che esista una causalità a priori, certo non una causalità nel senso in cui l'aveva formulata Kant, questo è ovvio che non è possibile, è anche un po' stupido, ma che appunto senza causalità, senza un principio di causa non fosse possibile andare da nessuna parte. L'altro elemento interessante della Hermann, oltre a questi, è l'ipotesi di una concezione rigorosamente funzionalistica, che troverà poi espressione, credo, in modo del tutto autonomo, anche solo per motivi cronologici, in Cassirer, e cioè la, come vedremo tra breve solo per accenni, l'idea che sia assurdo pensare che esista una realtà, per usare la terminologia kantiana, in sé, una realtà che è lì, che aspetta che noi la descriviamo nel modo più adeguato possibile, avvicinandoci via via il più possibile, andando sempre più in profondità, ma questa resta lì inattingibile come la luna del canto del pastore errante del deserto di Leopardi. E là, vergine, muta, silenziosa, e noi poraci e disperatamente dobbiamo cercare di raggiungerla. Già Planck aveva detto che per il fisico esiste, sto citando testualmente, esiste soltanto ciò che è misurabile. Cassirer arriverà a dire che l'oggetto del fisico sono semplicemente le equazioni che lo definiscono, non esiste un oggetto indipendente dalle equazioni che lo definiscono. Nel caso di Cassirer addirittura questa concezione puramente funzionalistica abbraccerà non solo l'ambito fisico, ma ogni ambito della cultura umana, quindi l'arte, il linguaggio, eccetera. Non esiste dunque una realtà in base alla quale, stabile, fissa, eterna, immutabile, in base alla quale noi possiamo commisurare le nostre teorie, o che le nostre teorie cercano di, a cui le nostre teorie cercano di attingere il più possibile, ma le nostre teorie costituiscono mondi e realtà diverse in base ai sistemi concettuali e alle strutture, per esempio nel caso della fisica matematica, che vengono utilizzate.
Questo naturalmente, ovvio che mi posso limitare soltanto a metterla così, detta così sembra, penso a molti, un'assurdità. Vi garantisco però che gli argomenti sono molto solidi, se si va a vedere nei dettagli naturalmente, cosa che io non posso fare qui perché il mio tempo sta rapidamente per scadere e quindi mi affretto. Però in questo modo viene cancellato il problema del realismo, almeno del realismo nella forma più tradizionale, se volete, i filosofi dicono ingenuo, del realismo ingenuo. Si propone un diverso concetto di realtà che riguarda soltanto l'oggettività, la nostra conoscenza è oggettiva se raggiunge delle concezioni accettate dalla comunità, nel caso specifico dalla comunità scientifica, universalmente dalla comunità scientifica. Non ha più senso chiedersi, insomma, se c'è un'adequatio reet intellectus. Per chi non sa il latino, una perfetta corrispondenza tra la cosa e la nostra rappresentazione, la cosa e il nostro intelletto. E anche il problema, quindi, anche il problema della pura conoscenza probabilistica non si trasforma nell'incertezza, come invece era per Einstein, per Planck, eccetera, ma al contrario, come uno dei possibili strumenti per definire questa realtà funzionale. Se poi la fisica ci dirà che dobbiamo cambiare assolutamente categorie, che dobbiamo cambiare assolutamente invarianti, che dobbiamo cambiare assolutamente prospettiva, il filosofo non dovrà fare altro che accettare questa prospettiva e, come dire, dare il suo contributo di meta riflessione ai dati che gli vengono forniti dalle scienze. Non deve naturalmente pretendere, come ancora oggi alcuni filosofi pretendono, di metter becco nella faccenda degli altri, spesso senza la competenza necessaria, anche perché se avessero la competenza necessaria farebbero gli scienziati e non i filosofi. Questo va da sé. La posizione di rapidissimamente, perché davvero quanto ho ancora? Un minuto? Due? Sono troppo buono. Difficile da misurare. Sì, è molto difficile da misurare. Il tempo, si sa, è un bel pasticcio. Una posizione a suo modo particolare è quella di Reichenbach. Reichenbach è invece l'anima del circolo neoempirista di Berlino, quindi quello che collaborava, ma era un po' in concorrenza col circolo di Vienna, diretto da Schlick. È stato allievo a Berlino di Cassirer. Come molti di questi filosofi, originariamente ha una formazione in senso lato neocantiana, che poi nel caso per esempio sia di Schlick sia di Reichenbach rigetteranno totalmente. È laureato in ingegneria e credo si sia laureato poi anche in fisica, ma non sono pronto a giurarlo, quindi tenetelo così. Scrive Cassirer, ha scritto un bellissimo libro, Determinismo e indeterminismo, su questi temi della meccanica quantistica negli anni 30, quando era già in esilio. Cassirer era un ebreo, quindi dovette fuggire prima in Svezia, poi in Gran Bretagna, poi negli Stati Uniti, dove morì. Schlick venne assassinato invece da un fanatico nazista nel 1936 sulla gradinata dell'Università di Vienna. Molti ovviamente dovettero andarsene, Einstein in testa, ma Born se ne dovette andare, molti altri naturalmente. Heisenberg rimase in Germania e ci sono, diciamo, alcuni lati poco chiari della sua attività in Germania durante il nazismo. Era stato simpatizzante sicuramente all'inizio e non è chiarissimo qual è la sua posizione. Reichenbach anche egli fuggì, benché non per motivi razziali, perché non mi risulta che Reichenbach fosse ebreo, ma anche egli si spostò in America e scrisse un importante libro sulla meccanica quantistica che si intitola, mi pare, Fondamenti filosofici della meccanica quantistica. È tradotto anche in italiano, ma c'è ovviamente l'edizione inglese. La posizione di Reichenbach è molto particolare. Intanto insiste moltissimo sul fatto che in realtà anche la fisica classica era puramente probabilistica, semplicemente noi ritenevamo, se si riteneva che fossero trascurabili appunto tutti questi elementi, però
Lui fa un esempio, mi ricordo, dice, immaginatevi di mettere un fucile su un supporto in condizioni particolarmente da laboratorio, insomma, sparate un colpo, secondo la fisica classica noi possiamo dire con assoluta precisione dove finirà la pallottola, ma è proprio vero? Naturalmente no, si tratta di grandezze grossolane, per quanto precise siano comunque grossolane, se noi scendiamo al di sotto dei millimetri le cose già cominciano a farsi complicate, quindi noi trascuriamo quel che va trascurato, ma comunque anche la fisica classica è puramente probabilistica nella sostanza, anche se la densità di probabilità tende a 1, mentre di là tende a 0, o può tendere a 0, ma in realtà non c'è grande differenza. Quindi per Reichenbach, diversamente da Cassirer, diversamente da Hermann e in gran parte diversamente dalla maggior parte dei fisici dell'epoca, la meccanica quantistica non segna una rivoluzione rispetto alla meccanica classica. La meccanica classica è solo un'approssimazione, quindi si tratta soltanto di una differenza di grado, ma non di sostanza, rispetto alla meccanica quantistica. Io francamente non sono tanto d'accordo, credo proprio che la meccanica... Sì, si può naturalmente considerare la fisica classica un'approssimazione, così come posso ritenere un'approssimazione della meccanica di Newton sia le leggi di Galilei sia le leggi di Keplero, che sono solo approssimative. Posso persino considerare un'approssimazione più o meno accettabile l'astronomia tolemaica rispetto all'astronomia copernicana. In fondo noi continuiamo a dire il sole sorge, il sole tramonta e ci capiamo, va bene così, anche se sappiamo che è falso, naturalmente. Qui secondo me viene troppo ridotto lo scarto, invece il salto che effettivamente c'è nella meccanica quantistica. Io sono fermamente convinto che la grande rivoluzione in ambito fisico del XX secolo non è stata attuata dalla relatività di Einstein, che pure teniamoci un momento, non metto in discussione, ci mancherebbe, ma la relatività di Einstein può essere considerata un po' come il grandioso compimento della fisica classica, secondo me, mentre la meccanica quantistica segna veramente una frattura, segna veramente la rottura di una serie di parametri, di una serie di concetti che erano invece fondamentali nella fisica classica. Allora, io mi fermerei qua perché sennò mi picchiate. Ovviamente mi devo scusare, anche se è un'escusatio non petita e quindi chiaramente colpa manifesta, perché ho detto cose abbastanza generali e generiche, ma se si va nel dettaglio bisogna poi star lì a fare le cose molto più puntuali. Volevo solo darvi un'idea della problematicità, delle discussioni che erano sorte intorno a questo problema. La nuova fisica comporta davvero una sostanziale incertezza della nostra conoscenza della natura? La risposta mia, che non vale niente, è no. Grazie. Allora, dare 10 minuti di spazio alle domande. Quindi chi è che vorrà fare ghiaccio? Andiamo a registrare. Grazie. Io da ingegnere ho sempre avuto un dubbio che vorrei che lei mi chiarisse, se possibile. Tutto deriva dal principio di determinazione di Heisenberg, cioè se noi conoscessimo lo stato iniziale del sistema, cioè assumessimo, senza misurarlo, visto che la misura che perturba poi ci dà l'incertezza, avremmo bisogno ancora di ricorrere a un schema probabilistico oppure senza misura tutto sarebbe determinato, senza osservazione iniziale? Grazie. Credo che la risposta sia che noi non proprio in base al principio di indeterminazione e alle altre considerazioni che sono state fatte, non potremo mai conoscere lo stato iniziale. Cioè lo stato iniziale è soltanto interno ad una rosa di possibilità.
E quindi si tratta, questa rosa di possibilità implica necessariamente il calcolo probabilistico. Questo è il problema. In linea del tutto teorica, ma questo contraddice la teoria stessa, se noi potessimo individuare uno stato. Se assumessimo, allora dovremmo assumere che lo stato iniziale è un autostato e quindi ha valore oggettivo e non puramente probabilistico. Però questa mi sembra un'ipotesi estremamente interessante, ma non praticabile. Non realistica. No, direi di no. Grazie. Prego. Dunque, noi per educazione siamo portati sempre a formulare la nostra conoscenza con sistemi predicativi. E a questo punto, se rimaniamo all'interno del sistema, sicuramente non riusciremo a descrivere questo sistema. Per riuscire in qualche modo a trovare più informazioni, non sarebbe il caso di prendere in considerazione sistemi non predicativi, perché da un'analisi entropica è manifesto che i sistemi predicativi sono dissipativi e quelli predicativi sono minimamente osservativi e quindi teoricamente dovrebbero fornirci più informazioni. Sì. Allora, se ho capito la sua domanda, e se non l'ho capita naturalmente è colpa mia, in vari ambiti credo si utilizzi questo problema, anzi, quando si parla di metateorie, lei pensi al metalinguaggio di Tarski per esempio, ma anche ad altre forme di meta qualcosa, è chiaro che... però le propongo di star ben saldo seduto, visto che lo è già. Io credo che veramente ne sono fermamente convinto, ma non per vizio professionale, ma credo che anche in ambito fisico ci sia una meta fisica. È chiaro che noi possiamo parlare, le faccio un esempio che credo possa essere interessante, esco un po' dal seminato, perché si tratta del principio di covarianza generale che Einstein propose per la relatività generale. Nel 2016, quando pubblica questa, il suo scritto, insomma, che è l'esposizione più completa della relatività generale, pone in testa questo principio di covarianza generale. Siamo nel 1916, è appena passato il centenario, ma c'è un altro centenario che è del 17, e cioè l'obiezione di un matematico relativamente giovane che si chiamava Kretschmann, che scrive ad Einstein, o meglio scrive un articolo piuttosto lungo in tedesco, non credo sia tradotto in nessun'altra lingua, in cui dice: caro Einstein, guarda che il tuo principio di covarianza generale è puramente matematico e quindi, io sto naturalmente riassumendo brutalmente, e quindi è applicabile in fondo a qualsiasi teoria fisica. Non è assolutamente strettamente legato alla relatività generale. Addirittura Kretschmann arriva a dire che questo postulato dimostrerebbe che la teoria della relatività è assoluta. Ora, Einstein, poveraccio, aveva tentato di risolvere il problema già da anni, almeno dal 1907. Nel 1913 aveva pubblicato insieme all'amico Grossman, che era in realtà il suo mentore matematico, perché Einstein non era un grandissimo matematico, io mi accontenterei abbondantemente, ma non era, insomma, tant'è vero che ricorse ai matematici padovani, Levi Civita, Ricci Curbastro, per risolvere alcune questioni che non riusciva a venire a capo. Questo tentativo del 13 fallisce per sua stessa ammissione, nel 14-15 abbandona addirittura l'idea di una covarianza generale, poi la recupera. Nel 18 riconosce che Kretschmann ha ragione. Le obiezioni di Kretschmann sono del tutto pertinenti, ma, risponde Einstein, il principio di covarianza generale è assolutamente inevitabile, è un principio euristico, così lo chiama esplicitamente, si richiama addirittura ai giudizi sintetici, dai giudizi regolativi di Kant, esplicitamente, e dice è come un giudizio regolativo di Kant. Senza questo principio, che è esterno alla teoria, che è appunto un meta qualcosa, non so come chiamarlo, è un principio che è presupposto alla teoria, perché se non fosse così non posso nemmeno fare fisica, neanche meno la teoria della relatività, ma non è interno. Semmai la teoria, se si dimostra valida, rafforzerà, corroborerà
questa mia assunzione iniziale, ma non ne dimostrerà la validità. È un po' come l'assunzione della regolarità della natura, il famoso principio natura non facit salta. Io non dimostro che la natura non fa salti, assumo che la natura non fa salti, perché un principio induttivo non mi consentirà mai di dire ho controllato tutti i casi possibili, quindi posso dire che la natura non farà mai salti. Io assumo che la natura non può fare salti. Assumo che la natura risponda a determinate leggi, e va benissimo così, e le grandi teorie come quelle di cui stiamo parlando ci danno elementi sostanziosi e sostanziali per accettarlo. Però è chiaro che non solo, ma una questo non vale naturalmente tanto per le teorie fisiche, ma è chiaro che tendenzialmente una teoria che parla di se stessa è autoreferenziale e quindi porta ad aporie. Il teorema di Gödel lo dimostra al di là di ogni possibile dubbio. Lo stesso vale per Tarski. Se io scrivo una proposizione e dico questa proposizione è falsa, questa proposizione è vera se è falsa ed è falsa se è vera. Allora ho bisogno di una metateoria che mi dica questa proposizione è falsa, tra virgolette, eccetera, eccetera. Quindi certo il suo problema, se ho capito la sua richiesta. Temo di no. Mi scuso. Sposto l'attenzione su un altro genere di causalità messo a Freud nel 1927 tra l'avvenire di un'illusione e il disagio della civiltà, la causalità psichica, cioè quanto questi dibattiti sulle indeterminatezze possono influire in una elaborazione anche del concetto proprio del dispositivo che interroga i fenomeni psichici? Non lo so, però direi forse qualcosa di più, con qualche resistenza, perché richiederebbe una serie di spiegazioni, diciamo così. Ma se si accetta una posizione radicalmente funzionalista, e se si accetta l'idea che ogni sistema di riferimento, ogni ambito ha le sue strutture categoriali, ha le sue forme definite, credo che non ci sia possibilità di travaso. Cioè sono ambiti che hanno una relativa, sono relativamente incongruenti tra di loro, e quindi non ha senso proporre un modello in un ambito che non è il suo. Possono essere entrambe, poi in realtà anche di più, perché anche in biologia o in chimica non è lo stesso tipo di causalità in genere, per cui non credo sia possibile trasferirlo. È un errore l'atteggiamento scientista, che in genere in realtà è proprio dei filosofi e non degli scienziati, che pretende di imporre come unico modo possibile, che è poi la posizione in gran parte nei empiristi logici, la metodologia della fisica è l'unica seria, tutto il resto è metafisica da buttare via. Questo naturalmente non va, almeno non va per me, però non va nemmeno l'inverso. Pensare che allora ci siano, non so, pensi al concetto di temporalità in Bergson, Bergson pretendeva che quello fosse l'autentica concezione della temporalità. In realtà è uno dei possibili, ha scritto pagine senz'altro di grande sottigliezza sulla percezione interna del tempo, eccetera, ma non si può pretendere di sovrapporlo a quello della fisica, neanche meno di questa fisica, ma anche della fisica classica. E pensi alla concezione del tempo, anche nel nostro senso comune ormai è una concezione vettoriale, il tempo è una linea monodimensionale, irreversibile, va dal passato al presente al futuro, ma questa è una concezione che si è presentata piuttosto tardi, in molte civiltà ancora oggi il tempo è circolare, ritorna costantemente su se stesso. Qui non si tratta di dire qual è il tempo, e il tempo psicologico è molto diverso, è chiaro, se noi aspettiamo la persona cara il tempo non passa mai, quando arriva e se ne deve andare il tempo vola, sono esperienze che tutti abbiamo fatto.
però non si possono tutti utili, tutti leciti, ma non si possono trasferire. Adesso volevo fare una domanda non tanto sulla materia filosofica o scientifica in sé, ma sulla percezione che la gente ha di queste discussioni. Recentemente mi è capitato di osservare, soprattutto su ambienti online e social networks, che molte persone abbiano discussioni sulla materia del relativismo e soprattutto della indeterminatezza in maniera abbastanza sconsiderata, o comunque con molte contaminazioni di pensiero che provengono da molte volte accenni a qualche visione filosofica oppure delle competenze di base, qualche materia scientifica. Ecco, recentemente ho avuto una discussione con i miei colleghi in ingegneria informatica riguardo alla natura dell'empirismo e alla giustificabilità dei procedimenti in induzione sulle osservazioni sul mondo. E durante questa discussione sono saltati fuori filosofi come Hume. E adesso le volevo chiedere: che valore può avere introdurre in una discussione che riguarda materie che sono emerse nella seconda metà del Novecento, fondamentalmente, dei filosofi che sono completamente strani a questa discussione? Quindi recuperare le filosofiche vecchie per sfruttare argomenti nuovi. Sì, allora, premesso che io sono un dinosauro, non sono in nessun social network, non ne so niente, non li frequento e quindi non so cosa diamine passi lì. Credo però che l'opinione comune sia più che sufficiente. A cosa serve tirare in ballo Hume? Allora, lei usa il teorema di Pitagora? Sa quando è stato elaborato? Circa 2000 anni fa. Lei usa usa le equazioni che definiscono, sto facendo esempi banali, ma giusto per le equazioni che definiscono, che so, una circonferenza, una parabola, un'iperbole. Sa quando sono state elaborate? Circa 400 anni fa ormai. E così posso continuare quanto voglio. Quindi anche voi, senza rendervene conto, quando studiate, poi quando applicate la fisica, soprattutto la matematica, utilizzate strumenti che hanno persino qualche millennio. Addirittura quando questo si fa ancora a scuola, credo addirittura alla prima superiore, se non mi ricordo più perché è passato troppo tempo per me, ma quando studiate gli angoli esterni, interni, opposti, eccetera, sa di quando è questo teorema che passa sotto il nome di Talete? Siamo nel VI secolo avanti Cristo. A qualche annetto. E allora il povero Hume non è che sia proprio così vecchiotto da dire boh, lo piglio, lo butto. Hume ha scritto delle cose di grande lucidità, di grandissima lucidità, sul principio di induzione e sul concetto di causa, che sono state riprese in pieno Novecento, sia da scienziati sia da filosofi. Perché quando si discute del principio di induzione, se effettivamente l'induzione, lei forse conoscerà le teorie più radicali di Popper che nega qualsiasi validità al principio di induzione e al principio di verificazione, ci sono ovviamente tesi anche meno radicali, ma nessuno si esime dal discutere le posizioni di Hume. Il fatto che sia vissuto qualche secolo fa non vuol dire che sia necessariamente superato e uno stupido. È chiaro che non poteva sapere cosa si discute oggi, ma il principio di induzione, certo, ha avuto anch'esso degli interessanti, importanti sviluppi, però resta il problema di fondo. E se Hume ha detto delle cose interessanti, perché non recuperarlo? Sì. Poi uno può anche fare a meno.